con una processione degli elementi necessari per la preparazione del pane, chicchi di grano, covoni di spighe, acqua, lievito e sale, portati da gruppi diversi per condizioni di vita ed età, bambini, immigrati ucraini, spose, anziani e ammalati, si è aperta ieri a Matera, nella città dei Sassi, il 27° Congresso Eucaristico Nazionale. La celebrazione inaugurale è stata tenuta dal presidente della Conferenza Episcopale, Cardinal Matteo Zuppi, che ha ricordato nella sua omelia: «Noi non possiamo restare fermi a spolverare il Museo di Antichità Preziose, ma senza vita. L'Eucarestia è pane vivo e l'altare ci insegna ad apparecchiare la carità». Torniamo al gusto del pane. Nella pandemia ne siamo stati privati. Riscopriamolo e viviamolo in maniera familiare, perché la Chiesa è sempre una famiglia e l'Eucaristia sono i fratelli e le sorelle che diventano comunione perché uniti da Gesù. Ecco, per questo ringraziamo tanto il Signore e vogliamo tornare al sapore del pane. Nella giornata odierna, la delegazione spezzina, dopo la celebrazione eucaristica, ha partecipato alla meditazione di Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Ma ora ascoltiamo l'intervista raccolta all'arcivescovo di Matera, Antonio Giuseppe Caiazzo. È sicuramente un momento importante per la Chiesa italiana, perché in questo clima particolare, anche di quello che il cammino sinodale che stiamo vivendo, rappresenta una tappa importante. Ma direi c'è ancora un altro significato fondamentale, perché stiamo vivendo proprio un tempo storico difficile, di grandi tensioni, di paure per tutto quello che è successo e quello che sta avvenendo. Per cui chiaramente da Matera, proprio perché vogliamo guardare a Cristo che è il centro, Lui che è fonte e culmine di tutta la vita della Chiesa attraverso l'Eucaristia che celebriamo, allora ritroviamo forza, coraggio per dire che noi nella vita dobbiamo essere Eucaristia e dobbiamo essere costruttori di un'umanità nuova, e ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi l'Eucaristia ci unisce, non ci divide, ci fa incontrare, non ci fa scontrare.